Benvenuti a questo nuovo spazio di 5 domande A. Oggi abbiamo un personaggio davvero particolare. Potremmo definirti una sorta di... com'era quel film di Tim Robbins? Willy Wonka. Ti piace come definizione? Willy Wonka italiano, il re della cioccolata. Che diciamo, che in realtà il nostro amico Udi Cagnetta è un maître chocolatier. Esatto. Quindi parliamo di cioccolata, di un mondo che non può non piacere per definizione. Sì. Se ti dovessi chiedere qual è stato il tuo primo approccio con la cioccolata, qual è stato il tuo primo ricordo legato a questo meraviglioso prodotto? Ti dirò, sembra una bugia, ma è successo che il cioccolato ha scelto me. In che modo? In che modo? Io apprezzavo il mondo del cioccolato. Mm-hmm. Arrivo da una famiglia dolciaria, quindi ogni soggetto familiare, mettiamo così, aveva una categoria. Per esempio, il fratello faceva il gelato, quindi era categoria gelato. Mio papà faceva un'altra categoria, servizi e eventi, per come quel che fate voi, circa così, quindi faceva croccanti, tutte queste cose qua. E io ero in... tra due fuochi. Tra due fuochi, non capivo cosa che mi piaceva di più. E io ho cominciato con il cioccolato. Il cioccolato perché? E il profumo, quando lo sciogli, per esempio, no? Pochi sanno che si diventa elastico, ti parla, ti comunica e rende, cioè alla potenza della sua endorfina, ok? Di rendere piacevole anche solo l'aria mentre la respiri. Cioè non sai perché sorridi. Però in quel momento lì è scientificamente provato. Infatti non a caso quando qualcuno ha delle pene d'amore, delle delusioni da colmare, chissà perché o si mangia un bel pezzo di cioccolato o del gelato al cioccolato. Non sarà un caso. No, questo dobbiamo chiederlo al gentilsesso. Esatto. Perché in questo contesto non so come la pensano loro, come la pensano, perché anche noi ci piace il cioccolato. A me piace molto, in questo momento sono abbastanza sereno, però ogni tanto alla sera un pezzettino di fondente bello amaro con una bella percentuale di cacao a me non dispiace. Guarda, ci sono varie percentuali di cacao che uno può mangiare, dipende sempre dalla tendenza che ha la persona, come risponde, perché magari può essere così, molto sinteticamente, può essere che un 60% di cioccolato fondente, ok, può corrispondere alla persona che pare un soggetto al 90%. Quindi dipende dal tuo corpo, come, perché il cioccolato è strano, nel senso, io poco tempo passo se mi lasci certo. Due cose, e non conoscevo un cioccolato rosa. Un cioccolato rosa. Io ho indagato, sintetizzato un po' sulla rete, come fanno tutti, grosso modo, perché così. Si chiamava cioccolato Ruby, di una multinazionale importante. Io l'ho provato, l'ho testato e questo ha una sua storia, cioè in Equatore questo prodotto di cioccolato nasce, dice no, ma il cioccolato ci vuole caldo, non è vero, cioè questo prodotto qua è talmente poco, non è tanto e ha un costo, viene erogato dalla linfa del cioccolato. In un posto in Equatore c'è il 70-80% di umidità. Fantastico. Cioè, sono cose che io... Ma penso la maggior parte dei consumatori non... Non sapevo, perché io vedevo e pensavo come tanti colleghi o tanti più bravi di me, perché alla fine io sempre cerco di essere sempre uno a imparare, perché il mio lavoro non finisce mai. Ti ritrovi, diciamo a livello marketing, nel competitor, no? Perché fai cioccolato rosa, bianco e vedi mille colori. Cioccolato, ragazzi, io lo dico sinceramente, l'unico vero cioccolato è il fondente. Con qualsiasi percentuale tu abbia, qualsiasi marca tu prenda. Cioè, personalmente mi trovi assolutamente d'accordo. È solo questo, però questo cioccolato che stavo dicendo, Ruby, si chiama Ruby, molte major l'ha usato e io non capivo, finché una gente preparata in scienze alimentari mi spiega cos'è questa, perché il mio lavoro si è dato molto studio, non è che io nasco così,
Tu però sei, ne parlavamo anche prima fuori onda, sei un maître chocolaté un po' anomalo, perché in qualche modo abbini la conoscenza del prodotto, della materia prima, lo lavori, ma hai anche un approccio, diciamo, di spettacolarizzazione del cioccolato stesso, quando sì. lo offri ai tuoi commensali, diciamo. Sì. E da dove nasce questo abbinamento? Perché fa parte un po' del tuo carattere? Perché pensi che il cioccolato favorisca anche questo tipo di situazione, di atmosfera? La domanda è con un'altra domanda. Il cioccolato cos'è? Cioccolato è come dire la Bibbia, ha tutti i suoi paragrafi, no? Quindi è felicità, dolcezza, è spensieratezza, è dinamismo, altruismo. E quindi se tu non fai con amore quello che fai o non ci giochi, perché il cioccolato è un gioco, nel senso è un po' tornare ai bambini, diciamo. È quel bambino che hai in te, no? Perché magari tenti un quindi io dico, faccio una cosa così, c'è tanta gente, per esempio ora, per esempio è una cosa un po' piccantina questa, però magari decidi lei, decidi tu un po' se no, noi non tagliamo niente, andiamo dico, questo io ti dico in 3 anni di pandemia, ok, dico, parlo molto tematico, c'è un po' di scetticismo nel cioccolato negli eventi che dovrei andare a fare, perché magari dicono che non sono preparato, non sono pronto. Non è vero, cioè, perché tutte le notti noi seguiamo a filo e segno, perché già prima della pandemia, ok, noi corsi REC, corsi HGCP, tutto quello che già di normativa ci stava, per noi è stato un aggiungere in più delle modifiche a quello che già noi facciamo, però siamo già preparati per... Quindi diciamo che c'è una garanzia di assoluta... Mille per mille, cioè noi sappiamo già come trattare il cliente, perché anche prima della pandemia noi i clienti, l'attore, il personaggio, quello che è, il bambino, la bambina, insomma i genitori, cerchiamo, almeno io cerco, di dare quei frazioni di secondi di spensieratezza. Però prova a pensare una cosa: se io ti presento un oggetto che è cioccolato, cioccolato è un termine commerciale che tutti conoscono. Se però tu hai detto prima, ricordi Willy Wonka, Willy Wonka lo ricordi perché? Perché ha fatto un format, certo, giusto? Quindi tu porti il cioccolato in situazioni di spettacolo con anche dei personaggi che però so che tu non vuoi citare per questioni di privacy, però hai avuto a che fare anche con personaggi VIP con i quali hai interagito. Beh, io non voglio nominare, però posso dire solo questo, che sono una garanzia, nel senso che i miei servizi li ho fatti a questori, ma anche enti politici, quindi non ho fatto cose che non ho portato oltre a quello che non conoscevo, anzi sono loro arrivati da me per capire di poterli essere serviti come volevano loro. E tu sarai anche tra i protagonisti dell'inaugurazione del 28 maggio, sì, dei nuovi uffici della nostra e della vostra testata, sì, di cui saranno presenti anche altri ospiti sorpresa che ho invitato, mi sono permesso. Hai fatto bene. Quindi ci saranno industriali anche che noi, almeno dalle parti mie, siamo dalla parte mia che è Arcade, praticamente Montello, Valdobbiadene. Cioè abbiamo vini, abbiamo una scelta che alla fine se io presento, perché oltre al cioccolato noi abbiniamo anche il vino. Ecco, un argomento un per chiudere con una bocca ancora maggiormente soddisfatta. Ti do una ricetta. Si fa un gran parlare di birra e cioccolato, vino e cioccolato. Ecco, qual è secondo te l'abbinamento più delizioso? Allora, in tema scientifico, ok, birra e cioccolato è un connubio che io non saprei dettagliare, cioè, perché hanno due fermentazioni e due temperature, due gradazioni ben diverse. Io non riesco a sposarle. Bravo con loro che hanno la successo. Pratica e quello che fanno, perché io l'ho provato, ma il risultato... Però dacci invece una ricettina che possiamo applicare. Con cosa la vuoi? Un buon cioccolato, poi decidi tu con quale percentuale di cacao, con un vino abbinato ad hoc. Allora, siamo in Veneto, quindi voletemi bene. Praticamente il cioccolato che è migliore per queste zone, cioè parlo di tutto il Veneto,
sarebbe 65/78. 78 non c'è. Infatti. 78 lo devi preparare, prepararlo, devi. Ma c'è un procedimento. E vicino a lui ci metti un bel pasticcino, ok, con la pasta di mandorla. Ok? E con scaglie di mandorla, perché stiamo parlando di prodotti naturali, cioè stiamo parlando di chimica. E a fianco, Dio non me ne voglia, abbiamo il Cabernet Rosso, di un'azienda che porterò io qui, molto conosciuta, ha avuto 5 premi, riconosciuto in Italy. Beh, quindi ti posso citare, visto che poi la troveremo, se vuoi, almeno mi preparo. Non te la voglio dire, la vedrai, okay. Perché sarà qui, è una bella... Te la farò vedere dopo questo, eh? È. E è stato premiato, io l'ho assaggiato, l'ho testato, perché oltre, diciamo, alla pandemia mi sono anche dedicato alla perfezione, quindi capire... Hai unito l'utile al dilettevole, visto che c'era tempo. Che devo fare? Cioè vedo, provo, contesto, guardo, studio, rielaboro, e quindi arrivano certi risultati che neanche io so come li ho fatti, però so che rimane le norme, ok? Non fa male alle persone, e quindi ci sta. 78% di cioccolato fondente. Si chiama vicino. Se ti do il nome, idrofondant si ti dice. Ok. Okay. Pasticcino di mandorle. Un pasticcino di mandorla, ok. Mandorla non. E un cabernet non servito in calice alto. Ok. Un gotto. Non in calice alto. No, come si dice quando si dice parti? Si dice un cicchetto. Un cicchetto. Un cicchetto piccolino, così, che vado proprio a degustare un cucchiaino di cioccolato. Quindi prima il cioccolato. Prima il cioccolato. E poi? Perché se metti il cioccolato ti addolcisce, quindi ti aromatizza il palato, tutto quello che c'è dietro. A seguire, tu hai la bocca di palato, perché se è fondente il palato, la saliva cambia sapore, no? E vai a compensare, diciamo, con le scaglie del pasticcino, non a livelli superiori al cioccolato, cioè certo, prendi un cucchiaino, chiaro, la quantità, tu metti un quarto di quello, okay. E un cicchetto, quindi tu vai praticamente a degustare, ok, un 4 grammi di prodotto. Perfetto. Tra cioccolata, mandorla e il vino. Questo al tuo corpo, perché uno pensa che mangiare cioccolato sembrerebbe che deve prendere tanto perché ti piace. Invece il cioccolato ha più effetto quando ne mangi poco. Perché ti rimane la voglia poi perché, per la volta perché, successiva. Perché quando tu l'hai mangiato poco, lui ti richiama, e la seconda volta che lo mangi, ma per tutti sai, lo degusti in un altro modo. Perché c'è anche chi fa, non cito gli stati, ma che io ci ho lavorato, fanno la cucina, ok, con l'insalata e cioccolato e cacao, perché ricordiamo, eh sì, perché poi c'è tutto un filone del cioccolato utilizzato, il cioccolato anche nei piatti, il cioccolato è un vegetale, certo. Cioè è una verdura, quindi dice no, io mangio il cioccolato in grasso, no, cioè ti aumenta le endorfine che nel corpo, ti aumenta il volo del sangue, e sì, ok, ma non è che ti aumenta la glicemia, perché io so che c'è gente che si beve il cucchiaio di fondente. Però so anche che c'è gente che si prende il latte, o il bianco, o il surrogato, il preparato, e che dopo un bicchierino, cioè, certo. Io non voglio scomunicare nessuno. No, però lo dico, io lavoro in una base 100, cioè gelaterio, altre cose che sono cose solide, base 100 vuol dire essere al top. Top. Prodotti top, certificati e garantiti. Allora io mi aspetto grandi cose per il 28, perché dopo questa anticipazione non vedo l'ora di assaggiare le tue cose. E un consiglio a tutti per chiudere: poco ma buono. Privilegiate sempre la qualità, direi. Sì, io per me sì, dopo dipende, cioè, ci dice così, cioè, c'è rapporto qualità-prezzo, prezzo-qualità rapporto. Certo. Però questa cosa che non può starci, come no. Però ripeto che se è meglio la mattina quando ti alzi, ok, che ti mangi un cubetto piccolo di cioccolata, oppure che magari piace il dolce o altra cosa che io ho scoperto di mio, la sto provando nella mia persona, signori,
educazione alimentare e una buona nutrizionista, quindi non va a parere della dieta. La dieta non vuol dire niente, non vuol dire non mangiare, vuol dire mangiare con integrare con intelligenza. E quindi corrette. Secondo me abbiamo qui in Italia tantissime bambine e persone che ci possono aiutare sia per l'età, sia per la cioccolata, sia per tante altre cose, e io cerco per esperienza con il mio piccolo, con la mia piccola presentazione che è fuori 28, di dare piccoli spunti per tutti voi. Bene. E per me stesso, e ringraziando anticipatamente. Grazie. Posteremo naturalmente i video su Tune Magazine, così faremo vedere un po' a tutti che cosa si saranno persi, e noi ci rivediamo presto. Grazie mille. Grazie, grazie. Al cuore. Ciao. Ciao. Ciao.